tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Celebrata in Piazza del Popolo a Pesaro la festa della Repubblica. Video esclusivo di un vortice d'aria che solleva da un campo di grano gli steli e li deposita su un trasformatore della corrente elettrica, provocando un incendio. Avis fa tutto esaurito in Colora la Vita, quasi 800 persone in pista Marconi per promuovere la donazione di sangue. Domenica invece Viale Gramsci e zona Pincio chiusi al traffico per regalare a centinaia di bambini la città da giocare. Buonasera da Occhio alla Notizia. Oggi 2 giugno ricorre il 69esimo anniversario della fondazione della Repubblica a Pesaro, come in tante città d'Italia, celebrata questa ricorrenza in Piazza del Popolo. Vediamo il servizio curato da Simona Zonghetti. La festa della Repubblica Italiana viene celebrata ogni anno il 2 giugno in occasione dell'anniversario del referendum, con il quale tra il 2 e il 3 giugno del 1946 gli italiani votarono per scegliere la forma istituzionale dello Stato tra Repubblica e Monarchia dopo la fine del regime fascista. I risultati ufficiali di quel voto, che per la prima volta nella storia italiana venne a suffragio universale, furono annunciati il 18 giugno dello stesso anno, un avvenimento che cambiò la storia e che viene ricordato ancora oggi in tutta la penisola, così come a Pesaro, dove si è svolta una cerimonia in ricordo di questa festa nazionale giunta al 69esimo anniversario. Onori ai caduti! Dopo la deposizione della corona d'alloro nella cappella votiva di Sant'Ubaldo, le autorità civili e militari hanno raggiunto Piazza del Popolo con lo schieramento dei reparti per il tradizionale alzabandiera. Presenza! Alzabandiera! A seguire il prefetto Luigi Pizzi, prima di leggere il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto salutare i giovani alunni presenti in piazza. La loro presenza era particolarmente significativa, soprattutto in questa giornata festiva che purtroppo non ci ha consentito di avere una rappresentanza più numerosa di studenti. Però questi sono ragazzi che tra l'altro si sono impegnati in attività di ricerca bibliografica sulla Seconda Guerra Mondiale, sulla linea gotica, e quindi meritavano un giusto riconoscimento. Nel discorso di Mattarella, letto dal prefetto, invece viene sottolineata l'importanza della mediazione tra istituzioni e forze sociali. Forze sociali, forze politiche, è un po' il collante della società che va assicurato, e si rivolge proprio ai prefetti perché sono quelli che sul territorio, in quanto rappresentanti dello Stato, debbono garantire questo tipo di collegamento, soprattutto in un momento come questo, in cui a volte si avverte una certa distanza tra le persone, i cittadini e le istituzioni. Futuro, innovazione e giovani sono state le parole chiave su cui il presidente della provincia, Daniele Tagliolini, ha incentrato il suo discorso. Bisogna tenere ben saldi i valori, ha dichiarato, perché è da qui che riparte l'Italia. Da qui che l'Italia riparte, le nostre tradizioni, le radici ci hanno fatto capire che l'Italia è un paese importante che ha sempre recepito le sfide in ambito innovativo. Stiamo affrontando un periodo abbastanza difficile sia da un punto di vista del lavoro che delle istituzioni, ma sappiamo che se ce la mettiamo tutta, come abbiamo fatto in passato,
possiamo sicuramente riuscirci. Dopo Tagliolini ha preso parola il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che ha voluto ricordare l'articolo 1 della Costituzione italiana. Se vogliamo festeggiare tutti i giorni, ha detto il primo cittadino, dobbiamo far sì che il lavoro sia la priorità di questo paese. La colpa non è dei cittadini, ma della politica, che deve riacquistare credibilità, e le riforme istituzionali devono continuare. Non dobbiamo avere un atteggiamento di rassegnazione, ha concluso Ricci. L'Italia ce la può fare. L'articolo 1 della Costituzione dice che la Repubblica è fondata sul lavoro. E a maggior ragione questa festa deve essere per noi il rinnovo di un impegno affinché il lavoro continui a essere la priorità delle priorità. Ci sono piccoli segnali di fiducia dal punto di vista economico, ma ancora l'occupazione soffre tantissimo, tanti giovani non trovano lavoro e tanti cinquantenni usciti dal giro del lavoro, dal mercato del lavoro, non riescono a rientrarci. E quindi questa deve essere la priorità assoluta per ognuno, dal livello locale a livello nazionale ed europeo. Così come la festa della Repubblica ci deve ricordare che nonostante tutto questo è un grande paese. Se nel dopoguerra gli italiani si rimboccarono le maniche, riuscirono a riportare l'Italia dove doveva stare, a maggior ragione dobbiamo farlo oggi, perché abbiamo tutte le risorse umane, economiche e sociali per farcela, e quindi la festa della Repubblica diventa anche un modo per guardare al futuro con maggiore fiducia su noi stessi. La cerimonia poi è proseguita nel Salone Metaurense alle ore 18, dove il prefetto ha consegnato sia 16 diplomi di onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica che le medaglie alla memoria di deportati e reduci del secondo conflitto mondiale. Le celebrazioni si sono concluse con il concerto dell'Orchestra di Fiati del Conservatorio Rossini di Pesaro. E si svolgeranno domani, mercoledì 3 giugno, i funerali di Pierpaolo Berti, in arte Mr. Teo DJ, trovato morto in casa giovedì scorso, forse stroncato da un infarto o da un altro malore. Si partirà alle ore 15:30 dall'ospedale Santa Croce di Fano per la chiesa di San Decenzio al cimitero di Pesaro, dove alle ore 16 verrà celebrata la Santa Messa. Una rapina a mano armata è stata messa a segno ieri sera al supermercato Crai di via Tito Speri a Fano. Un bandito solitario ha fatto irruzione poco prima della chiusura del negozio. Aveva il volto coperto da un passamontagna ed era armato con un coltello a serramanico. Dopo aver intimato alla cassiera di consegnare tutto il denaro che era in cassa, circa 2.000 euro, si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia. Un altro capriolo è morto in superstrada, un esemplare maschio è stato investito nella notte sulla E78 all'altezza della zona industriale di Bellocchi di Fano. La presenza dell'animale, riverso senza vita sulla strada, è stato ritrovato dalle guardie ecologiche Assogev, che hanno spostato in una piazzola di sosta e hanno allertato il CRAS, il Centro Recupero Animali Selvatici, che poi si è occupato dello smaltimento. L'uomo del Sidecar è il titolo dell'ultimo libro scritto da Dante Piermattei, che narra la vicenda del fanese Riccardo Orciani, l'uomo che fu arrestato insieme ai più celebri Sacco e Vanzetti. C'era anche l'anarchico fanese Riccardo Orciani nella vicenda legata a Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due italiani condannati a morte negli Stati Uniti nel 1927. A fare questa scoperta è stato lo scrittore Dante Piermattei, che ha voluto dedicare un libro dal titolo L'uomo del Sidecar, che racconta la storia di questa mala giustizia alimentata dai pregiudizi politici e razziali. Orciani venne arrestato con loro a Boston nel 1920 e da lì prese avvio il percorso processuale destinato a portare poi alla sedia elettrica i due amici e a costruire assieme alla fama il mito incancellabile. Da che cosa è nata l'idea di scrivere questo libro? Dunque, l'idea è nata in maniera proprio del tutto casuale. Io avevo curato una mostra di personaggi fanesi scomparsi per la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano e avevo preso una foto di un carrettiere, così, anche per illustrare gli antichi mestieri, eccetera, eccetera. Una sera, mentre appunto la mostra era aperta, c'era la gente che naturalmente stava guardando le fotografie, mi si avvicina un tizio mai visto e mi dice, vede, indicando il carrettiere, dice, quello è mio nonno, è Riccardo Orciani ed è stato arrestato con Sacco e Vanzetti. Cosa che ho chiesto in giro, nessuno lo sapeva. Quindi ero un anarchico, da lì è nata l'idea di ricostruire un pochettino la storia. Non è stato semplice perché di materiale ce n'è pochissimo in giro. Tra l'altro appunto questo libro che viene fuori è un po', diciamo,
l'unico profilo biografico del personaggio, che è stato appunto arrestato con Sacco e Vanzetti. Lui è stato però prosciolto in istruttoria perché i suoi datori di lavoro, lui lavorava in una fonderia, americani, avevano testimoniato che lui non poteva essere presente alla rapina. Il volume, che contiene anche decine di foto storiche e documenti d'epoca, sarà possibile acquistarlo in libreria ad un prezzo di 12 euro. Ed ora occupiamoci di fenomeni naturali. Un mulinello di vento simile a una mini tromba d'aria ha provocato verso le 11.30 di questa mattina, martedì 2 giugno, un incendio in un campo di grano in località Fior di Piano, nel comune di Montemaggiore al Metauro. Un movimento d'aria circolare rapido e vorticoso che ha sollevato e depositato nei fili della corrente elettrica gli steli di grano raccolti lungo il percorso, provocando persino una forte esplosione e un incendio che ha interessato una ventina di metri quadri di terreno attorno al palo. Per fortuna, ad assistere alla scena c'erano alcune persone che hanno allertato subito il 115 dei vigili del fuoco. Nel frattempo hanno domato le fiamme che si stavano propagando lì attorno. Due persone, tra cui anche Loris Saudelli, hanno realizzato un video molto spettacolare che adesso vi mostriamo. Guardiamo insieme. Oh, va, 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 stamattina va, 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 che roba! Campo elettromagnetico! Va, ecco su, sì. Guarda la cerca! No, è che sono più buona a lavare! Oh! Pia foca! Oh, carcados, no! No, no! Via, via! Arriva nella scarica, porta via! Oh! Pia foca! Oh, carcados, no! No, no! Via, via! Va, va, pia foc sotto, pia foc. Ha preso foc, ha preso foc al campo. Ha preso foc. Chiama, oh, chiama i pompieri, chiama i pompieri. Chiama i pompieri. Cento, cento? 115. Dio, va, rada, pia foc tani comachi. Vara, vara, vara le fiamme. Ha preso foc, oh. Ha preso foc sotto, oh. Oh. C'è la corrente, fa. No, no, oh, chiama i pompieri, i pompieri. 115. No, il 118 è il coso, il 115 mi sa. 113, 113, chiama il 113. Chiama il 113, chi chiama il 113? Oh, c'è un altro forcone! Oh! C'è un altro forcone! Io secondo me c'era quel fil di ferro tra mezzi. No, 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 quella! Ha dato fiocco! C'è, ma la paia che ho fatto, attenzione! Sì, guarda, c'era solo quella! Ma l'hai vista, no? Non fotografiamo? E come mi sta c'è? Sì. Ebbene, ringraziamo il nostro telespettatore per averci fornito questo video così dettagliato e naturalmente capite l'importanza delle vostre segnalazioni che potete inviarci allo 338 4968 250 segnalandoci con un WhatsApp o con un messaggino, oppure sulla nostra pagina Facebook Occhio alla Notizia potete anche appunto mandarci contributi video e audio.
Cambiamo argomento, parliamo di politica. Il Partito Democratico di Fano ha ringraziato attraverso un comunicato gli elettori che hanno, con il loro consenso, portato Renato Claudio Minardi a rappresentare la città e il territorio in Consiglio regionale. Oltre alla soddisfazione per l'esito del voto, il PD è intervenuto sull'alta percentuale raggiunta dall'astensionismo. Questo ci impone, hanno detto, di ricostruire il rapporto di fiducia e credibilità con una larga parte dell'elettorato e in special modo con i giovani. Il disastroso risultato di Spacca e Solazzi invece rappresenta la bocciatura dello spregiudicato trasformismo di quanti hanno rinnegato l'appartenenza e la militanza di una vita pur di impedire i processi di rinnovamento e conservare una pura posizione di potere. E allora parliamo di eventi che si sono verificati ultimamente a Fano. Passiamo appunto a parlarvi di domenica pomeriggio, che ha chiuso al traffico le strade regalando a centinaia di bambini la città da giocare 2015. Viale Gramsci chiuso al traffico ed un albero di cartapesta alto 3 metri realizzato dall'associazione Carristi Fanesi che campeggiava nel mezzo della via erano i segnali inequivocabili che qualcosa di speciale stava per accadere. Infatti 70 e più scuole e associazioni hanno dato via all'evento che ha preso vita dalle 16 alle 20 nel cuore della città. Fano sempre più città dei bambini. Questa sembra essere la ferma convinzione di questa amministrazione e del suo sindaco che ha tenuto per sé la delega con il preciso intento di riportare in auge questo marchio di fabbrica Made in Fano. Io avevo sempre detto che un punto fondamentale del nostro programma era quello di rivalorizzare il laboratorio Fano Città delle Bambine e dei Bambini e di riportare questa iniziativa di questa giornata al centro della città in Viale Gramsci perché ha un significato importante. I bambini si riappropriano della città, delle strade e guardare questo viale con tutti questi bambini che giocano, che si divertono in modo intelligente e in modo costruttivo mi fa molto, molto piacere. Un pomeriggio carico di eventi. Alle scuole il compito di dare vita a tanti laboratori creativi, didattici e di disegno e manipolazione. Alle associazioni sportive di presentare le loro discipline in modo interattivo per far provare ai bambini quante più pratiche sportive possibili. Credo che questo sia, come dire, un po' il cuore di un lungo mese di eventi, di manifestazione che è già iniziato lo scorso 26 maggio e che continuerà fino al 21 giugno e che coinvolgerà ancora altri spazi, altri quartieri della nostra città, proprio perché vogliamo trasmettere l'idea che si può vivere Fano, la nostra città, con gli occhi delle bambine e dei bambini che non sono, come spesso si suol dire, i cittadini di domani, ma sono i cittadini di oggi, che già oggi ci possono dire come Fano può migliorare. La mostra che ha attirato tanto pubblico è stata Cose da giocare, con tanti giochi del passato e dove alla curiosità dei più piccini si è mischiato il ricordo dei genitori che hanno ripercorso le tante ore della loro infanzia passate su quei giochi presenti all'esposizione. Bene, beati i bambini che hanno potuto giocare con i giochi con i quali avevano a che fare anche i loro genitori. Altro evento di grande successo è stato quello dell'Avis che con Colora la Vita ha regalato 800 persone che si sono recati alla pista Zingarini un pomeriggio coloratissimo e molto divertente. Guardiamo che cosa è successo. La sezione Avis fanese negli anni ci ha abituato alle sue vulcaniche idee per promuovere la donazione del sangue, ma questa è stata, senza onore di smentita, la più divertente e festosa di sempre. Già il titolo della manifestazione la dice lunga, Colora la vita. Ideata dal gruppo giovani della sezione Avis, ricostruito da un paio d'anni, una corsa colorata per promuovere il benessere, la felicità e far sì che tutti possano divertirsi all'insegna del motto ormai arcinoto dell'Avis, vivi il lato sano dello sport. È un'occasione proprio unica che i giovani dell'Avis hanno messo in piedi e con questo titolo così emblematico, perché colora la vita, perché in realtà la vita ha tante sfaccettature, tanti colori e non sempre è un colore così ridente come quelli che adesso noi andiamo a lanciare. Però con la donazione del sangue noi cerchiamo di tirare fuori il colore per eccellenza, il rosso, quello che dà energia, dà vita e dà la speranza. Vedere questa pista con tante magliette colorate
è una gioia, ma soprattutto è una gioia l'iniziativa, che questa Coloriamo la Vita, questo messaggio di bellezza verso la vita, ma soprattutto verso chi dalla vita magari ha avuto meno gioie. Così alle 15.30 in punto quasi 800 persone tra bambini, mamme, papà e nonni si sono messe a percorrere i due giri della pista del circuito Marconi, ma senza vincitori o tempi ufficiali. Il divertimento stava nel fatto che ogni 500 metri i volontari dell'Avis lanciavano addosso ai runner polveri colorate 100% ecologiche e biodegradabili e lavabili, riducendo tutti i partecipanti rigorosamente in maglietta bianca in un caleidoscopico serpentone coloratissimo. Per quanto riguarda me, il nostro punto, molto bene, ci stiamo divertendo tutti, soprattutto i corridori, credo, a giudicare dalle facce. E prima di chiudere il nostro TG vi ricordiamo che domani, mercoledì 3 giugno, il Carnevale di Fano sbarca all'Expo di Milano, dove la storica manifestazione farà da ambasciatrice della provincia di Pesaro e Urbino. Una coreografia guidata dalla banda della musica arabita animerà le due arterie principali del quartiere espositivo, il Cardo e il Decumano, per 2 chilometri di percorso. Non mancherà un assaggio del famoso getto di dolciumi. Fano TV seguirà l'evento in diretta con collegamenti e interviste da Milano. Bene, questa era l'ultima notizia, golosa direi, e per questa edizione del telegiornale è tutto. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Noi torneremo naturalmente, se vorrete, qui puntuali domani sera alle 20.30. Buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV. Arrivederci.